È arrivato. È arrivato. Giocatori, ben ritrovati da Dani Mania Retro Games. Oggi è una giornata speciale, una puntata speciale, perché finalmente dopo 20 giorni di lunga attesa mi è arrivato il Nintendo GameCube, console che io attendevo da tanto. Ed essendo un amante dei retro games, il Nintendo GameCube non poteva mancare. E allora vi faccio vedere il mio acquisto. A parte la console Nintendo che tutti conoscete, uscita nel 2001 se non sbaglio, e rimane sempre una delle console storiche e forse anche la più importante console che abbia mai avuto la casa Nintendo. Quindi vi faccio vedere insieme al Nintendo GameCube con i cavi tutti nuovi, il controller. Poi insieme sempre nel negozio, non so se già l'ho detto prima, Lucky Games, che si trova a Miami, Florida, ho ordinato il GameCube, la memory card 32 MB, qualora voi siate anche fan amanti di retro console, di acquistare sempre una memory card per il salvataggio dei vostri dati giocando nei giochi. Molto molto importante, vi raccomando, la memory card deve essere la primissima cosa. Poi insieme al Nintendo GameCube, cavi, controller e memory card, ho preso un set di giochi. Vi starete chiedendo perché ho preso i giochi senza custodia, ma così, per il semplice fatto che mi sono costati meno. Ho anche acquistato altri giochi in custodia, non da Lucky Games, ma da eBay. Se volete acquistare da Lucky Games, io vi lascio il link in descrizione, perché nonostante, diciamo, è molto distante, io lo posso anche capire, però è un negozio che comunque non fa truffe. Non è la prima volta che io acquisto da Lucky Games, e tutte le volte che io acquisto da Lucky Games mi sono sempre comunque trovato bene, a prescindere dai termini di attesa per quanto riguarda le spedizioni. Bene, adesso passiamo al vivo di questa puntata, ovvero i giochi, e ve lo presento in un modo più eccezionale. Adoro. Va bene ragazzi, adesso io mi sono spostato in questa quadratura in alto, così possiamo insieme vedere i giochi che ho acquistato. Quindi iniziamo in custodia con il famoso Resident Evil Survival Horror rimasterizzato per Nintendo GameCube e Street Racing Syndicate, un gioco di corse stile Need for Speed della Namco. Abbiamo poi il Cavaliere Oscuro, ovvero Batman Begins, in questo fantastico gioco di azione. Di nuovo in custodia X-Men Next Dimension, un picchiaduro con i personaggi della serie animata X-Men. Sempre in custodia NBA Courtside 2002, un gioco di basket veramente interessante.
Soul Calibur 2 ancora non ce l'ho perché l'ho ordinato e mi deve arrivare, molto bello. Dal Sega Dreamcast a Nintendo GameCube, Sonic Adventure DX, un platform molto molto bello. Mortal Kombat Deception, anche questo gioco non ce l'ho attualmente perché l'ho ordinato, ma mi arriverà. Se vogliamo un calcio stile arcade, Virtua Striker 3 è consigliato. Rocky Legend, io ce l'ho anche in Blu-ray, c'ho tutta la saga di Rocky perché proprio ne sono fan, ed è fantastico, fantastico. Crazy Taxi, un gioco di taxi dove noi cercheremo di far star male il nostro povero cliente. Def Jam Vendetta è un picchiaduro a incontri sul ring con molti personaggi hip hop, vero, cantanti hip hop, molto bello. WrestleMania X8 proprio non poteva mancare, io adoro questo gioco sia per il roster sia per la giocabilità, fantastico. E per finire non poteva mancare Legend of Wrestling 2. Amo Hulk Hogan e amo questo gioco, meraviglioso, meraviglioso. Bene ragazzi, detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Allora,